Salve a tutti ragazzi, io sono Poc64 e oggi vi unboxerò The Legend of Zelda Triforce Heroes per Nintendo 3DS. Allora, iniziamo questo unboxing esaminando la copertina. Sulla copertina troviamo innanzitutto in primo piano i tre Link principali del gioco, anche se il vero protagonista è Link verde. Qui c'è innanzitutto il titolo, vabbè, ovvio. E sullo sfondo troviamo la Terra dei Mostri, se non sbaglio si chiama così, con alcuni nemici presenti nel gioco. E vabbè, qui ci sono le solite informazioni del Nintendo Network, 2DS, vabbè. Vabbè, qui su questo lato troviamo il titolo e l'avatar tra virgolette del gioco, mentre sulla parte dietro, diciamo, troviamo alcune spiegazioni, tra cui una simpatica scritta che ci ricorda che il 3 è il numero perfetto, poi alcuni screenshot del gioco e due vignette che ci mostrano alcune feature. La prima, questa qui almeno, ci dice, ci mostra la feature dei costumi, che cambiando il costume cambia il potere, bla bla. E qui mostra la feature principale del gioco, ossia la cooperativa online e anche locale. E una delle caratteristiche principali di questo gioco è il fatto che anche se non vogliamo giocare online oppure non abbiamo nessuno con cui giocare, possiamo anche giocare da soli tramite la modalità single player. Ok, adesso porca puttana, proseguiamo con l'aprire la scatola, naturalmente con una mano sola perché sono un prestigiatore. Dunque, qui troviamo l'elegantissimo spazio per mettere la schedina, che adesso non c'è nella custodia del mio fantastico 3DS XL. Manuale di istruzioni, sempre il solito, molto interessante. Oh, finalmente, un libretto pubblicitario con anche un QR code del Nintendo eShop, non l'avevo mai notato, magari adesso vedrò cosa mi potrà servire. È un volantino pubblicitario comunque, con Pokémon Rubino Omega, Zelda Majora's Mask, Monster Hunter, vabbè, i classici giochi che ci sono sempre in ogni catalogo. Adesso mi sento incastrato. E vabbè, la solita cosa, c'è anche Triforce Heroes per qualche motivo. E qui elegantissimamente girato all'incontrario ci dice di consultare il manuale elettronico. Vabbè, non c'è niente, non so se c'era qualcos'altro che magari ho tolto, ma non penso. Dunque, vi ringrazio dell'attenzione, bye bye e alla prossima, ciao.